Presidente, Presidente, ho avuto pazienza, la pazienza di aspettare 30 secondi solo, le chiedo. Presidente, lei ha messo, si sta mettendo, va bene, lo so, è stato messo, la ringrazio, la ringrazio. No, non è questione di distinguersi. Lei ha messo in primo piano la questione della produzione. Qui si muore di cancro, c'è una percentuale del 21% in più. Quando ha messo in primo piano la produzione? Beh, nel momento in cui vuole assicurare, vuole ridare l'immunità penale, questo significa mettere in primo piano la produzione. Lei non interpreta il mio pensiero, soprattutto quando lo fraintende. Non faccia mai questo errore. A lei mi faccia la domanda, perché lei ha dato... La domanda, perché si dà l'immunità penale? È una cosa anticostituzionale che privilegia la produzione. Allora, dove sta l'immunità penale? Volete tenere ArcelorMittal, allora, se rimane con l'immunità. Quando siamo stati 3 ore e mezza col signor Mittal, mi ha detto il problema è l'immunità penale. Ho detto no, questo è il problema, vuole che la mettiamo? Risposta, no, ma non è questo, ecco, non ci facciamo. Vabbè, Presidente, però a questo punto lei ha visto le risorse. No. Anzi, no, io ho apprezzato la sua disponibilità, glielo riconosco. Di parlare qui, non è da tutti, glielo riconosco. Io adesso benissimo. Allora, le sto dicendo un'altra. Non si monti la testa. No, nessuno dei due è coraggioso. Siamo umili cittadini. Le dicevo, c'è un più 21% di mortalità infantile e c'è un più 54% di incidenza tumorale nella fascia tra 0 e 14%. Diritto fondamentale della persona, articolo 32 della Costituzione, non c'è dubbio. Perché non la chiudiamo? Non la chiudiamo definitivamente. Allora, qui... e viviamo di altro, di mare, di turismo, di ricchezze, di tutto. Allora, qui innanzitutto è stato, quando l'abbiamo presa, c'era un bando di gara già avviato, è stato concluso, prevede anche un piano ambientale di bonifica, ci sono controlli tutti i giorni da parte di tutti gli enti possibili e immaginabili, quindi è chiaro che è stato fatto un percorso. È un percorso che assolutamente prevede sia sicurezza sul lavoro sia tutela della salute. Ma ora non si può chiudere. Una volta ha sentito il dolore, il dramma, la disperazione. In questo momento la proprietà dismette, quindi siamo in fase di emergenza. Quale occasione migliore per chiudere? Tutte le alternative. Presidente, Taranto senza Ilva, senza se e senza ma, questo è il sogno di Taranto, dei tarantini. Spero anche il suo. Scusate, dobbiamo andare in prefettura. Tutte le alternative e sicuramente la salute sarà in primissimo piano. Chiusura, Presidente! Chiusura! Chiusura!